come promesso, siamo arrivati a 200 like, quindi oggi vi faccio vedere come, utilizzando materiali come questo, è possibile fare il nostro play button nello stile Art Attack. Andiamo avanti e proseguiamo con il montaggio. Allora, cominciamo. Che cosa ci serve per questo progetto? Innanzitutto un cartoncino. Questo qua possiamo andare anche in un supermercato, ritagliato dalla confezione di brioscini, tanto comunque lo regalano. Ci serve poi un foglio di carta rosso per dare uno sfondo al play. Successivamente, come ho fatto vedere inizio video, alcuni barattoli di alluminio possiamo andare anche fuori a un bar, oppure li possiamo anche comprare. E andando successivamente, voglio dire, il nostro logo play, potete scaricarlo anche dal canale, lo metterò in descrizione. Quindi andiamo avanti. Cominciamo a prendere delle forbicine, in questo caso avrò un aiuto, vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Questa è tua forbicina. Cominciamo, faccio un po' di spazio e eliminiamo la parte che non ci serve. Attenzione ai bordi, perché i bordi tagliano. E fare così, la parte più morbida. Tanto non ci serve la parte più morbida. Fai questo movimento inverso, in questo modo, in modo che l'alluminio è così. Faccio così. Non ci serve, voglio questo su, più il logo, anzi taglio questo,
al play. Accinto con della combo. Noi ovviamente usiamo questa che è una colla adatta per l'alluminio. Adesso non è molto stabile, quindi per renderlo più rigido utilizzeremo il cartoncino. Prendiamo di nuovo il logo, lo appoggiamo sopra e ritagliamo il cartoncino della stessa misura. Anzi, in questo caso potremmo usare una pinna. Assistente, prenditi una pinna? Oh.
Jessica, come premio, e questo qua a Matt Game, un altro youtuber che mi segue nei miei progetti. Non dimenticatevi di un like, di condividere questo video e soprattutto di iscrivervi al mio canale. Devo raggiungere i 1000 iscritti, quindi vi auguro una buona giornata, arrivederci.